Amiche, amici, ben ritrovati, ben ritrovate. Stasera vi voglio parlare del talento, della vocazione, che è poi ciò che distingue un essere umano da un altro, ciò che fa di ognuno di noi un individuo, cioè un essere indivisibile. E lo faccio pigliando questa frase di Gesù che è riportata in Luca, nel capitolo 6 di Luca, 43-49, quando Gesù parla dell'albero e dice: un albero si riconosce dai suoi frutti. Io penso, sono certo che ognuno di noi, ogni essere umano è un seme. E il seme dentro c'ha un potenziale, il potenziale è quello di diventare una pianta, di diventare un albero di alto fusto, di mettere dei rami, delle foglie, dei fiori, dei frutti. Questo è il senso della vita, il seme ha un potenziale. Se questo seme, se questo potenziale non viene fuori, non dà vita a questo albero, a questi frutti, la vita è totalmente sprecata. Questo rende speciale un essere umano da un altro, il fatto che l'essere umano insegue i propri sogni, ascolta il proprio talento, fa questo gesto, china l'orecchio sul cuore per inseguire il proprio talento, la propria vocazione. Moltissime persone, la stragrande maggioranza, non seguono il proprio talento, trascorrono la loro vita senza neanche ascoltarlo il proprio cuore o facendo finta di non sentirlo, come dice Massimo Recalcati, che è un medico. Un neuropsichiatra italiano dice: lì la vita si ammala, quando noi facciamo finta di non ascoltarli, di non seguirli i nostri desideri, i nostri sogni. Questa vocazione è sempre un'energia dentro di noi, sempre viva, e se noi non l'ascoltiamo, questa continua a essere viva per tutta la nostra vita. Guardate, ricordo di aver letto in un libro di Rhonda Byrne una frase, un precetto che dice: non morire prima di aver cantato la tua canzone. Ebbene, amiche, amici, secondo me la cosa più brutta da dover affrontare la propria vita, non c'è niente di peggio che morire senza aver cantato la propria canzone, senza aver ascoltato il proprio cuore, senza aver seguito il proprio talento. Durante i miei spettacoli in giro per il mondo ho fatto questa domanda, ho chiesto: ripercorrendo i tuoi anni, qual è il tuo unico rimpianto? Ebbene, il 90% delle risposte, cioè 9 volte su 10, la gente ha detto: avrei fatto meglio a osare di più. La vita è breve, amiche e amici, bisogna essere determinati, determinate. Ci vengono dati in media 24.869 giorni da vivere, corrispondono a circa 68 anni. Non perdete nemmeno un giorno della vostra vita. Io lo so, magari alcuni di voi diranno: ma io sono ammalata, io ho mio marito che non lavora, io ho mio figlio che si sta laureando, ha un sacco di problemi, eccetera. Ma i problemi chi è che non ce l'ha nella vita? Come diceva Buddha, diffidate da una vita priva di ostacoli. Una vita priva di ostacoli è per persone vive. Andate avanti. Io lo so che quando vi trovate ad ascoltare il vostro cuore è come trovarvi di fronte a un labirinto. Tu non sai che strada prendere. Fai due passi, poi vedi buio, hai paura, ti giri indietro. Falli questi due passi. Guarda il buio di faccia, guarda la paura, affrontala e vai avanti. Alla fine arriverai appunto alla fine del percorso. Segui la tua strada, ripetiti sempre: ce la farai, sei tu il grande allenatore di te stesso. Credetemi, cosa pensate che hanno detto a questo signore? Si chiama Thomas Edison, questo è Gustav Graham Bell, questo qui ha inventato la lampadina. Si trovavano a Ginevra, con altri scienziati si trovava lui, e lui ha detto: guardate, l'anno prossimo non c'è necessità che ci incontriamo di notte, io ho inventato un sistema che genera corrente elettrica e io accendo una lampadina, sono capace di illuminare questa stanza intera con una serie di questi brevi sistemi. Faccio cadere l'acqua a cascata, faccio girare un sistema di pale rotanti, ve lo sto spiegando in maniera molto semplice, aumenta la resistenza di un filo metallico che è tungsteno, diventa incandescente, ho messo una gobba di vetro che ho chiamato lampadina, sono capace con 4-5 di questi sistemi di illuminare questa stanza intera. Cosa pensate che hanno detto ad Edison? Cosa pensate che hanno detto a Gustav Graham Bell quando inventò il telefono e disse ad altri scienziati: la prossima volta, anziché parlarci di persona, io vi chiamo con una telefonata? Nella vita c'è un solo e grande peccato, che è quello di cedere di fronte ai nostri desideri, ai nostri sogni, di cedere di fronte alla nostra vocazione, al nostro talento, cedere nel senso di indietreggiare, diceva il filosofo tedesco Heidegger. Così come Recalcati, il medico italiano, dice che lì la vita si ammala, quando facciamo finta di non ascoltarli i nostri sogni, quando prendiamo un'altra strada. Allora non morite prima di aver cantato la vostra canzone. Tutte le persone che si trovano ad ascoltare il proprio cuore, come tutte le persone, come questi due grandi studiosi, troveranno sempre persone che avranno da dire, perché quando fai qualcosa hai contro quelli che fanno la stessa cosa, hai contro quelli che non fanno la stessa cosa e soprattutto hai contro quelli che non fanno. Io credo che il nostro unico compito come esseri umani
sia quello di compiere all'interno della nostra propria, unica, personale esistenza, unica perché siamo individui, quindi indivisibili, esseri straordinari e unici, un passo che porta dalla bestia all'uomo. Altrimenti Darwin ha torto quando dice che l'essere umano è il vertice della piramide, cioè il più intelligente degli animali. Seguite la vostra vocazione, fate questo gesto, ascoltate il cuore, ma non vi accorgete quando la sera prima di andare a dormire quello comincia a pompare. Voi credete che sposarvi, ci mettiamo 10 anni per laurearci, 15 anni per mettere i soldi da parte per comprare casa, qualche anno per comprare la macchina e crediamo che sia tutto lì? No. Potremmo sposarci la persona più ricca di questo mondo, ma avremo il nostro cuore in gabbia. Ascoltate il vostro cuore, seguite la vostra vocazione. Questa è un'energia talmente forte che vi farà male. E quell'energia che se non ascoltata ci ammala, quello è il senso della malattia. Chi ascolta la propria vocazione, chi vede i propri sogni, i propri desideri, sta come questa bambina, guarda sempre da un'altra parte. Ci saranno sempre persone che ti diranno cosa devi fare quando sei piccolo, quando stai diventando più grande. Lo fanno a fin di bene, ma credetemi, non possiamo innaffiare solo il nostro emisfero cerebrale sinistro. Non possiamo continuare a sapere, aumentare questa mole di sapienza fatta di letteratura, di poesia, di fisica, di matematica, di geografia. Dobbiamo cercare di alimentare l'emisfero cerebrale destro, che è la sede della nostra emozione, la sede della nostra poesia. Non facciamo finta di non ascoltare quello che vi sto dicendo. 24.869 giorni in media da vivere, non ne perdete nemmeno uno. Troppo facile star seduti ed è giusto ogni tanto fare così, con le patatine, con la birra, guardare il film preferito, guardare la partita di calcio. Non portate, non tenete questo cuore in gabbia. Allora vi dico e vi prego, interrogate la vostra anima. Chiedetele che cosa significhi libertà. Non interrogate l'intelletto, interrogate l'anima. La tua anima non ti biasimerà, non ti criticherà per esserti curata poco di lei, per esserti occupato di politica, per aver odiato i tuoi nemici o per averli amati troppo, per aver rinforzato i tuoi confini. Forse la tua anima ti darà la colpa per aver temuto ed essere sfuggito da lei, dalle sue necessità, da quello che ti voleva comunicare e tu facevi finta di non sentire, per non aver mai avuto tempo per lei, forse ti biasimerà, per non averci dato il tempo di giocarci insieme, per non aver ascoltato il suo canto, per averla venduta spesso per denaro e tradita per la carriera. Io ho fatto un sacco di spettacoli e ho chiesto, ripercorrendo i tuoi anni, qual è il tuo unico rimpianto? Ebbene, 9 persone su 10 mi hanno risposto: avrei fatto meglio a osare di più. Prendetevi la vita con le vostre mani, non ve la fate raccontare più da nessuno. Andatela a guardare con i vostri occhi, non ve la fate consegnare di seconda mano. Ascoltate il vostro cuore. Amiche e amici, vi ringrazio per avermi ascoltato ancora una volta. Condividete i miei video e soprattutto perché attraverso questo potete sensibilizzare le persone. Tutto questo è molto importante. Iscrivetevi al mio canale e mettete mi piace. Vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!